Io sono nato in un dolce paese, dove chi sbaglia non paga le spese, dove chi grida più forte ha ragione, tanto c'è il sole e c'è il mare blu. Italics in inglese significa corsivo ed è la parola che ha scelto Francesco Bonami per giocare sul titolo della mostra che racconta l'arte italiana dal 1968 al 2008. Un percorso lungo 40 anni che per la prima volta in maniera sistematica raccoglie artisti italiani molto diversi qui a Palazzo Grassi a Venezia. Soltanto d'amore, tanto nessuno ci crede più. Qui l'amore è soltanto un pretesto, con rime scucite tra cuore e dolore, per vivere in fretta e scordare al più presto gli affanni e i problemi di tutte le ore, in questo dolce beato. Un lungo percorso attraverso la storia dell'arte italiana dal 68 in poi, con grandi scoperte e riscoperte e puntualizzazioni di artisti che non si vedevano da tempo. Beh sì, ho fatto una ricerca, ho pensato di riattraversare 40 anni di arte italiana dal 68 al 2008. Ho scelto questo periodo di 40 anni perché penso che sia ancora un periodo in cui uno si sente giovane, 40 anni, 50 anni diventa troppo storico. E ho guardato, ho fatto un'esplorazione. Questa non è una tesi fatta di inclusioni e esclusioni, ma più che altro una ricerca attraverso l'arte italiana e capire come mai certe figure, certi artisti sono venuti fuori alla superficie e sono stati riconosciuti anche da un punto di vista internazionale, da altri altrettanto validi e di grande qualità. Un po' si sono persi da soli, un po' sono stati dimenticati e spero che da questa mostra si ritrovi un filo e si capisca la ricchezza di un panorama artistico, credo, sottovalutato. Beve un bicchiere e tira a campare. Qualche nome di artisti appunto dimenticati e ritrovati? Gianfranco Baruchello, che negli anni 60 era amico di Duchamp, veniva collezionato negli Stati Uniti, che poi è uscito, come si dice, dal radar. Beh, Pietro Annigoni, che è stato un fenomeno, dire italiano è già troppo, secondo me è stato un fenomeno fiorentino. Maria Lai, un'artista totalmente sconosciuta, novantenne, che ha vissuto in Sardegna. Gioventù nel mare dei tuoi occhi chiari, già so che mi perderò. Maurizio Cattelan ha realizzato un lavoro che credo che in questo spazio qui di Palazzo Grassi sia, come si dice, non è fatto su misura per questo spazio, ma sembra nato in questo spazio. E è un po' la sintesi del titolo della mostra, che è Italics, arte italiana fra tradizione e rivoluzione. E questo lavoro è sia rivoluzionario, perché parla del presente, la morte, i cadaveri che noi siamo abituati a vedere purtroppo giornalmente in televisione, nelle guerre, nei terremoti, negli tsunami, e al tempo stesso c'ha questa connessione diretta con la grande arte italiana del barocco. Questo è Bernini puro o la scultura settecentesca napoletana, che poi si rivede la connessione con tutta l'arte italiana, perché alla fine della mostra c'è una piccola foto di Moussad Sartor, di questa scultura di Luciano Fabbro, lo Spirato, mai vista perché è rimasta sempre chiusa nello studio di Luciano Fabbro, che è questo, anche questo,
corpo coperto da questo sudario, e quindi si, la mostra c'ha un, diciamo, il cerchio si chiude. Un vento che ci prende per mano e ci porta via. Dove andrai? Sarò. Nessuno al mondo può dividere due mari, dividere noi due. Sempre mia, la tua stagione può finire, ma ormai tu non morirai.